Il nostro percorso nell'ambito della sicurezza in ambito lavorativo ci ha portato a Sarizzole, quindi siamo nel regno del mobile d'arte, no? E con il dottor Marco Bellomi, che è direttore dello SPISAL dell'azienda ULS 21, vi ho detto, di un coordinamento provinciale rispetto alla sicurezza sul lavoro, in una falegnameria, questa è la 3B Arredamenti di Giorgio Bizzoli, che poi conosceremo, cerchiamo di capire quali sono i temi e i problemi in ambito di sicurezza lavorativa in questo comparto. Certo. Nel Veneto il comparto della lavorazione del legno raccoglie numerose imprese. La realtà produttiva è caratterizzata dalla concentrazione in alcuni territori di veri e propri poli di attività. In particolare, tra le aziende ULS del Veneto, quella di Legnago, nota per la produzione del mobile in stile, conta il maggior numero di imprese e si colloca al terzo posto per numero di addetti, dopo quelle di Treviso e di Conegliano. La prevenzione degli infortuni nelle falegnamerie rappresenta tuttora una priorità di salute. Nonostante la riduzione del numero di infortuni, quello del legno è ancora oggi uno dei comparti a più alto rischio di infortunio per incidenza e gravità. Le lesioni interessano soprattutto gli arti superiori, in particolar modo le mani. Trattandosi di lavorazioni tradizionali e per la tipicità dei materiali, la maggior parte degli infortuni è legata all'uso delle macchine utensili, in particolar modo delle 5 macchine base per la lavorazione del legno. Le 5 macchine incriminate sono sega circolare squadratrice, pialla a filo per la piallatura di faccia e di costa delle tavole, troncatrice doppia per il taglio di cornici anche angolare e troncatrice singola ad azionamento manuale, sempre per il taglio di cornici. La toupie per la sagomatura, profilatura di pezzi. Quanto appena detto deriva da un'indagine svolta dallo SPISA dell'USL 21 di Legnago, da cui risulta che il 65-70% degli infortuni gravi avvengono proprio su queste 5 macchine. Analizzando le dinamiche degli infortuni è risultato che questi potevano essere evitati non solo attraverso l'apprestamento di dispositivi di sicurezza, ma anche utilizzando procedure di lavoro anche molto semplici, adottando una serie di dispositivi come questi che sono qui presentati, che il falegname può costruirsi da solo e che consentono di lavorare senza necessariamente andare con le mani a diretto contatto con l'utensile. Per definire meglio questi protocolli di lavoro sicuro, abbiamo organizzato con oltre 140 falegnami che hanno aderito volontariamente una serie di incontri presso il laboratorio di falegnameria del Centro di Formazione Professionale di Bovolone. Questi incontri in piccoli gruppi hanno permesso di verificare con gli stessi interessati la fattibilità sia tecnica che economica dei dispositivi di sicurezza che potevano essere adottati per operare in modo sicuro le macchine. Operazione Mani Sicure è il progetto anche formativo che la ULS 21 ha dunque realizzato in questo ambito lavorativo. In che cosa consiste questa operazione, dottor Bellomi? Il progetto Mani Sicure prevede corsi di formazione per 180 imprese. Metteranno in grado i partecipanti di applicare al meglio protocolli di lavoro sicuro e più in generale di valutare e gestire in sicurezza i rischi infortunistici nella propria azienda.